Eccoci qua, siamo qua con Davide. Ragazzi, dove sei tu, Davide? Io? Sono dell'Abruzzo, Vasto. Ah, ok, Vasto, conosco. E cosa hai fatto con noi tu, come percorso? Ho fatto percorso coaching a distanza. Ok, coaching a distanza con Manuel, giusto? Sì. Ok, so che sei, cioè che te la cavi parecchio in chat, nella parte di scrittura. Sì, dai, diciamo di sì. Non sono proprio bravissimo, però ci provo. Sei comunque, cioè, senti il miglioramento da quando comunque sei partito a... Sì, molto, molto. Ok, l'importante è quello. Allora, con te vorrei capire un attimino, un pochettino il discorso dell'interessamento, perché molti ragazzi sono tutti confusi circa il... quando e come e il perché una ragazza manda segnale di interesse. Quindi tu come individui quali sono gli segnali di interesse di una ragazza in chat? Cioè, come fai a capire quando è interessata? Ti risponde subito, non risponde abbreviato con frasi monosillabo, ma... Ok, allora, punto uno. Ok, punto uno. Ha una conversazione e risponde con frasi più lunghe. Sì. Ok, sì, ci sta. Poi, cosa hai riscontrato? Poi, dunque, vabbè, oltre a quello che abbiamo detto, anche che comunque, cioè, mette magari smile, cioè comunque, diciamo, crea un modo per far rispondere anche a me. Quindi magari Assolutamente. Crea interesse anche da parte mia. Non solo da parte sua, ma anche da parte mia. Fa in modo tale che crea interesse. Assolutamente. Il discorso faccine è una roba che non a nessuno fa caso, però è veramente importante, perché quando una ragazza manda le faccine vuole colorare le frasi e vuole farti capire che sei davanti rispetto agli altri. Assolutamente sì, questo è ottimo, questo qua è molto, molto buono. Poi che cosa hai riscontrato? Cioè, la ragazza che ti è apparsa più interessata da quando hai iniziato coaching, cosa faceva? Quindi, vabbè, conversazioni lunghe, quindi frasi lunghe, messaggi lunghi, sicuramente emoticon. Poi? Testi lunghi, abbastanza lunghi, cioè investivo nello scrivere. Ok, ma investiva, cioè si faceva conoscere proprio lei? Sì, apriva? Sì, si apriva, ecco. Ma si apriva conseguentemente a tue domande efficaci oppure si apriva a prescindere? Si apriva dopo le mie domande efficaci. Ok, questo non è banale assolutamente. No. Poi ce ne metto una dentro io, non so se l'hai fatto, sta al gioco quando tu provi a punzecchiarla. Sì. Questo... Sì, il maestro Manuel mi ha insegnato anche questo. Questa è una delle cose più evidenti, poi. Un'altra cosa, commentamela tu, sicuramente, non so se l'hai fatto, quando tu, insomma, dai delle missioni, delle piccole sfide, cioè della serie, domani apprezzerei il tuo buongiorno, e lei, cioè il giorno dopo, ti manda il buongiorno. Sì. Succede. Non so se l'hai fatto tu. Sì, l'ho fatto ed è stato molto apprezzato. Eh beh, chiaro. Si capisci subito che è molto apprezzato. Cioè, quando... Sì, quando... La conversazione si ribalta. Proprio... Sì, esatto. Quando chiedi un audio... Non so, voglio sentire la tua voce, la ragazza si prodiga nel far qualcosa, proprio intangibile. Sì, stai ai miei comandi, diciamo. Ma più che comandi è che comunque, è come dire, faccio un qualcosa per farti piacere e perché so che ti fa piacere e ti rende felice. Quindi fa qualcosa per renderti felice. Sì, questo è. Poi, cos'altro? Cos'altro hai riscontrato? Discorso, appunto, Più... Altre cose no, perché comunque non è che ho fatto moltissime chat,
Quindi più di queste cose non ho riscontrato. Ok, te ne metto dentro un altro paio io, mi dici magari tu non te le ricordi, o magari appunto non le hai fatte. Vediamo, interesse, decide di chiamarti, vuole sentirti al telefono, ti è successo? No, non mi è successo. Ok, questo è sicuramente un altro indicatore di interesse molto molto potente. Certo. Crea lei possibili scenari futuri insieme dove voi vi vedete per un appuntamento. Ti è successo? Sì, mi è successo, sì. È Ma successo. cosa facevano? Cioè, lo lanciavano come battuta o cosa? Discorso Lanciavano appuntamento. come battuta dicevano, beh, immagina che qui ci verremo in futuro, io e te insieme. Esempio, capito? E tu cosa rispondevi, giusto per curiosità? Cioè, come ti facevi impostare la conversazione, Manuel? Cioè, te la tiravi un pochettino? Cioè, Sì, me la come... tiravo, sì. Immagino anche lo stile di Manuel. Io ti dico, farei rispondere sì. Cioè, tirarmela poi, tra virgolette, cioè della serie, beh, chi lo sa, vedremo come Esatto, continuerà la conoscenza. così, proprio così, come hai detto tu. La risposta media è questa. Assolutamente. Ok, va bene, Davide, c'è la connessione Un po' un po' scadente, sì. marcia, sì. Ti ringrazio tanto per averci messo la faccia, per averci dato questi ulteriori spunti dalla parte di uno studente. Niente, ti mando un abbraccio e alla prossima. Grazie Ok, alla prossima. Davide, grazie mille.